È giusto mettere un limite di età alla patente di guida? Anche ieri sulle cronache sono usciti due incidenti. Certo che è giusto, è indispensabile che avvenga questo, perché comunque, come tutti sanno, con l'età incominciano a venire meno tante situazioni, riflessi, colpo d'occhio, la maestranza del mezzo, il muoversi, le giuste distanze. Insomma, se uno è giovane ci sarà un motivo, a una certa età bisogna che si prendano delle precauzioni. Questo non significa che tutte le persone che hanno una certa età sono da buttare. Ci sono dei soggetti che comunque un'età anche matura, abbastanza, mantengono idonei quelli che sono i presupposti per una guida in sicurezza. Altri soggetti, magari meno fortunati, che a una certa età sentono di più appunto l'età stessa. Ma io penso di no, cioè perlomeno a meno che non ci siano dei problemi, cioè, a livelli fisici più che altro. Però cioè, fino a una certa età forse sì, però è da vedere dopo come la condizione fisica. Penso che il limite sì, sarebbe giusto metterlo, però cioè, dipende a che età. C'è gente che ancora a 101 anni per esempio è in gamba e guida tranquillamente, invece altri che a 80 magari no. Quindi sarebbero opportuni dei controlli? Sì, come ha detto prima il mio amico, sarebbe giusto con dei controlli, poi cioè, perché alla fine penso che tutti debbano avere il diritto di guidare la macchina in base anche alle loro capacità. Beh, fare dei controlli senz'altro, secondo me da una certa età in avanti andrebbero fatti, ma dei controlli seri. Perché altrimenti anche adesso come fanno le visite, insomma. Secondo me no, che non è, cioè non è importante l'età, ma quanto diciamo, il controllo che si possano fare sulle persone e quant'altro. Andrebbero magari riviste gli anni di patente, ma durata della nullità della patente, per poter far sì che comunque non bisogna limitare a nessuna età il veicolo o quant'altro, insomma. Dipende da come sono, in che stato sono, perché c'è della gente che a 80 anni potrebbe benissimo guidare, c'è della gente che a 75 anni magari per altri motivi non sono idonei.